Ma che partano? Assolutamente sì. Cioè, attenzione, sì, andiamo a bombardare sì. La costa della Scusate, Libia. Allora, no, andiamo a bombardare la costa della Libia. Allora, io questa carneficina la voglio interrompere. Se serve, andiamo a bombardare la costa della Libia. Se serve, sì. A meno che lei non voglia che per sei mesi andiamo avanti a piangere i morti, a inseguire i terroristi, a farli sbarcare, a metterli negli alberghi 4 stelle, che poi non gli vanno bene perché non c'è il TV Colo. Cioè, a Piancavallo l'ha messo in un 4 stelle. A Piancavallo sono in 4 stelle. Okay. E poi si lamentano perché le lasagne non gli piacciono, perché non c'è internet. Adesso c'è un limite alla generosità. Tutti sì. 170 a Livorno 000. E a Pisa hanno rifiutato l'albergo perché non c'era il TV Color e perché c'erano anche delle donne. E loro con le donne non pranzano. Ora, adesso, scritto fesso sulla fronte, no. Detto questo, fortunatamente ci sono delle istituzioni internazionali che interverranno, al di là di Salvini e al di là di Renzi. Non ce lo possiamo permettere. Io sto girando tutta Italia, io ho centinaia di crisi aziendali, la Natuzzi di Sant'Eramo a Bari, ci sono i terremotati emiliani, ieri sono stati 3 anni dal terremoto, ci sono 1200 terremotati emiliani che sono ancora fuori casa. Sì. Ora, perché io devo piazzare in albergo 85.000 pseudo profughi e avere 1200 terremotati emiliani che dopo 3 anni sono ancora fuori di casa? Dobbiamo darci una regola, dobbiamo darci un limite, una misura. Io l'ho detto, esiste l'ONU, perché cosa paghiamo? L'ONU. A cosa serve l'ONU? Stiamo aspettando l'ONU, come lei sa, è un organismo internazionale.